Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala. Oggi vi parliamo di Santorini. Sì. Santorini è un gioco astratto di tipo scacchistico pubblicato nel 2018. Il suo autore è Gordon Hamilton. Vediamo che, essendo un gioco astratto, effettivamente un mortale vinci come sì, effettivamente tutto quello che troverete in questa confezione è superfluo. Ci potevate benissimo giocare con dei mattoncini messi uno sopra l'altro e una scacchiera. Questo gioco è un gioco da 8 anni in su per 2-4 giocatori, edito dalla Spin Master. Essendo un gioco astratto, per tematizzarlo e aumentare l'appeal, l'hanno tematizzato appunto in Santorini, che è un'isola greca che ha delle costruzioni caratteristiche bianche che hanno una cuvoletta blu, e a questo ha abbinato appunto gli dei. Dentro ci sono due pagine di ci sono vari regolamenti e poi appunto ci sono tutte queste componenti che secondo me sono proprio... Io odio la plancia di questo gioco, mi dovete scusare, ma questa parte qua io non ce la metto mai perché proprio la detesto. La parte più no, è perché si può giocare anche senza, e quindi io gioco semplicemente con questo e poi mi devo adattare a queste casupole, a questi pezzi che per me potevano fare tutti uguali senza che ogni volta dovevi star ritrovare le cose. Però va bene. Ma questa è la parte più bella. Ma non è vero, si può giocare senza di quello, vedi? Vabbè, quando aprite la scatola appunto troverete tutti questi pezzi che vagano nella scatola prima che poi ve lo rompa, e poi dovete assemblare la vostra plancia, che effettivamente è una scacchiera che è stata messa su una roccia, proprio è stata rialzata su una roccia in plastica, uno spreco di plastica assurdo. Va bene, lasciamo perdere. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Allora, questo gioco ha differenti livelli di gioco, però diciamo il più bello è il più semplice, come tutte le cose. Questo gioco quindi si può giocare a un livello base senza carte, che vi consiglio, poi parleremo delle carte. Poi potete giocarlo in due persone, è molto bello, vi consiglio di giocarlo solo in due persone, se no potete giocare anche in tre persone oppure potete giocare in quattro persone. Allora, se giocate in due persone, ogni concorrente dovrà scegliere due segnalini che sono praticamente, rappresentano due persone, è un uomo e una donna, e potevano farli di colori un po' diversi, però sono tutti in palette perché questi giochi vanno anche dipinti, lo so, però mia mamma c'ha dei problemi a vedere e a riconoscere, e quindi di solito noi ci prendiamo questi che sono abbastanza diversi tra loro, non la palette di grigi. Comunque, ogni giocatore prenderà due personaggi. Se giocate in tre, ogni giocatore prenderà i propri personaggi, quindi ogni giocatore ci avrà i suoi. Se giocate in quattro invece prenderete solo due coppie di personaggi, perché si giocherà a coppie, però parleremo esclusivamente del gioco in due persone. Quindi la prima cosa da fare è porre i vostri personaggi su due caselle a vostro piacimento della plancia. Effettivamente il gioco è molto semplice, come tutti i giochi astratti, è solo che qui si è voluto un po' complicarlo. Perché non sono polemica. Allora, la prima cosa che dovete fare è muovere, cioè al vostro turno dovete muovere un vostro personaggio, lo potete muovere in tutte le direzioni di una casella, quindi potete andare in verticale, in orizzontale, anche in obliquo. Quindi dopo che avete mosso dovete per forza costruire. Allora, adesso non è costruito niente, quindi io devo per forza mettere una base, e quindi la posso mettere sempre in qualsiasi casella adiacente al mio personaggio, e la metterò qui. Tocca a Po, vediamo che fa. Vi dovrei spiegare prima le regole, però così mi è più semplice. Quindi, quando c'è qualcosa costruito, voi potete far salire anche il vostro personaggio. Il vostro personaggio può salire di un livello in questo modo, però se questo fosse stato così, questo personaggio non poteva salire di due livelli, come potete vedere, può salire solo di un unico livello. E quindi poi può costruire sempre in modo adiacente alla sua posizione. Mi raccomando, il primo pezzo che dovete mettere è questo che ha la base. Quindi poi si sposterà, e potrà costruire un altro livello. Io da qui posso risalire qua.
Se il mio personaggio si trovava qua e invece vuole scendere, può scendere da qualsiasi livello vuole, non è importante. Si può lanciare in testa? Sì. Qual è il vostro fine? Vedi che ci si incasina? Se invece erano tutti cubi, mettevi uno sull'altro, magari di legno, che era pure più bello. E qual è il vostro fine? Il vostro fine è, diciamo, riuscire a arrivare col vostro personaggio al quarto livello. Quindi io faccio così, metto un altro livello qua, poi dovrò mettere, il prossimo livello sarà questo con questi archi, e dopo, se voglio bloccare il mio avversario, posso mettere anche la cupoletta blu, e così si creano proprio i tipici edifici di Santorini. Quindi vedere giocare questo gioco è molto carino, perché effettivamente puoi ricreare una piccola città in miniatura. Però diciamo, c'è molta strategia. C'è moltissima strategia alla base, che, come tutti i giochi, essendo un gioco scacchistico, la vedrete man mano ci giocate. Allora io faccio così, e quindi se poi non mi ferma io al prossimo turno vinco. Dai che mi puoi fermare? Sì, un attimo. È solo una partita dimostrativa. Poi farà così, e quindi decide, sì, di costruire qua, e quindi io non posso raggiungere il quarto livello. Quindi voi dovete sfidarvi man mano, cercando anche di non lasciare intrappolati i vostri personaggi, perché se ad esempio qua si costruisce, questo personaggio non può più uscire e dovete cercare di arrivare a questo quarto livello. Quindi questo è un gioco molto piacevole in due persone, se vi piace questo genere. Adesso parliamo delle carte, che sono effettivamente un bellissimo... sono molto belle le carte, sono da vedere, sono proprio bellissime, rappresentano degli dei. Quindi c'è l'immagine del dio, sotto c'è la sua azione, e poi potete vedere che nell'angoletto molte di queste hanno un fiore. Non so se lo potete vedere. Altre invece hanno un turbine. Quelle che hanno il fiore, diciamo che sono le più semplici, che vi consiglia di giocare subito dopo che avete imparato il gioco, introdurre quelle col fiore e solo dopo introdurre le altre. Ad esempio, il problema di queste carte fondamentalmente è che ognuna è diversa e sono anche molto sbilanciate, e quindi se uno dei due ad esempio c'ha Pan, che ad esempio Pan vi permette di vincere se il vostro lavoratore, quindi il vostro personaggio, scende da due o più livelli. Quindi io effettivamente, se qua avevo la carta di Pan, scendevo e vincevo, cioè, quindi mi dà un vantaggio enorme sul mio avversario, che non mi deve far non mi deve far salire, mi deve mettere ad esempio, è molto difficile, insomma, diventa difficile, anche perché appunto, essendo che tutte queste carte sono diverse, e per giocare con le carte ogni giocatore quindi impersonerà un dio, non è che tutte e due impersoniamo Pan, anche se per essere alla pari dovete decidere, questo turno lo giochiamo con le regole di Pan, quindi sia tu che io seguiamo le stesse regole per essere alla pari, perché se no queste carte non si equivalgono, perché ad esempio Demetra, da quello che posso intuire, vi permetterà di costruire un piano in più, ad esempio. Poi naturalmente non vi dovete basare solo sui disegnini, ci stanno le descrizioni di tutte le carte. Quindi ho visto anche i commenti di molti giocatori più abili di noi, molti giocatori più abili di noi, che si lamentavano di questo fatto e dicevano che effettivamente bisognava diciamo, fare delle coppie di carte, non prenderle a caso per bilanciare i poteri di questi dei. Io questa cosa assolutamente non l'ho fatta. Se qualcuno di voi è appassionato di questo gioco e ha fatto delle coppie di carte che vi permetterà, delle coppie, dei tris di carte che vi permettono di giocare alla pari, se volete potete condividerlo con tutti quelli che guarderanno questo video, e sono curiosi di sapere questa cosa. Perché effettivamente ci gioco senza carte, perché per me il gioco è molto bello senza carte. Quindi adesso vi diremo le nostre impressioni finali, che questo gioco è un gioco che hanno le meccaniche che mi piacciono molto, perché io amo i giochi astratti e sono molto semplici, e può piacere proprio a tutti quelli che amano questo tipo di giochi, e verranno odiati da tutti quelli che odiano questo tipo di giochi. Quindi... Io amo i giochi astratti. Astratti, ok. Ti piacciono i giochi astratti? Tipo la lasagna?
No, io dico i giochi scacchistici in cui ci devi ragionare, devi fare una tua strategia. Se tu giochi a caso è un attimo che se l'altro giocatore ci sa un po' fare, perdi. Tutto sta a capire chi ci sa fare, chi no. E per me, come vi ho già detto, c'è un'eccessiva cura della grafica, che non è per forza un effetto negativo. Adesso molti giochi si basano sulle miniature e sugli accessori, però che in questo caso è per me superfluo, però vabbè. Dici... L'hanno fatto, ma poveretti, si sono impegnati. Sì, però questi personaggi, questo incide pure sul prezzo del gioco. Sì, ma non tutti sono giocatori come te che vogliono solo giocare con pedine e scacchiere. Sono anche i giocatori che vogliono perdere tempo a dipingere, magari si rilassano. Però devo dire... i giocatori di Warhammer 40.000. Poi devo dire che effettivamente però mentre ci giocate vedere questi palazzi nascere è carino, è carino. Eppure da fuori chi vi vede giocare viene attratto da questo gioco e sicuramente vi chiederà di fare una partita. No, se state in una ludoteca, ma cioè, no, tu sei mai entrato in una ludoteca, sì, dai uno sguardo ai tavoli degli altri per vedere se puoi carpire, cioè ti viene voglia di giocare a giochi degli altri. Questo ti fa sicuramente venire voglia, quindi diciamo sì. Però. per quanto riguarda le carte... Diciamo sì con riserva. Ok, per quanto riguarda le carte, noi l'abbiamo usate una mezza volta, a parte i disegni... tu hai vinto, perché c'avevi una carta forte. Ecco forse perché non mi piacciono. No, nel senso, dovete un po' provarle e vedere come vi trovate. Però, come vi consiglio anche il regolamento, le prime partite fatelo senza carte, dove man mano le introducete. Adesso mi è venuto in mente questa cosa, che credo sia una cosa buona, quindi invece di scegliere due carte, quindi ogni giocatore c'ha due carte, scegliete una sola e i poteri di quella carta ce l'hanno tutte e due, ad esempio per fare delle partite un po' più cattive, un po' più semplici e così via. Se questo video vi è piaciuto, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale, ci potete seguire anche sui nostri social, che sono Instagram e Facebook. Grazie di aver visto questo video, alla prossima, ciao!